Piero Terracina nasce a Roma il 12 novembre del 1928. È figlio di Giovanni Terracina e di Lidia Ascoli. Piero è quarto di quattro fratelli, Anna, Cesare e Leo. Piero, io voglio cominciare con quello che secondo me è il valore più importante che tu ci possa donare, la memoria. E allora ti chiedo, riusciste a fuggire, tu e la tua famiglia, al rastrellamento del 16 ottobre 1943 fino al 7 aprile del 1944, laddove foste catturati a causa di un delatore. Ci racconti questo momento? Perfettamente. Beh, io ricordo intanto quel giorno, il 16 ottobre 1943, lo ricordo perfettamente nei minimi particolari. La sera prima c'era papà che mi disse: senti, domani mattina c'è la distribuzione delle sigarette, fammi il piacere, e domani mattina vai tu a metterti in coda, poi arrivo io e ti do il cambio. Allora si facevano le code un po' per tutto, qualsiasi cosa c'era da acquistare, quindi le sigarette quel giorno bisognava fare le code. Io di buon'ora uscii di casa, andai dal tabaccaio, avevo l'ombrello aperto, ho portato l'ombrello perché pioveva, era una giornata piovosa. Arrivai al tabaccaio, già c'era una coda abbastanza lunga, mi misi in coda aspettando che papà arrivasse e mi desse il cambio. Era passato forse dal momento in cui ero arrivato io un paio d'ore che io ero lì in coda, e vidi arrivare papà, lo vidi arrivare che a passo molto svelto, non di corsa ma a passo svelto. Dico, ma che bisogno c'è? Perché viene così quasi di corsa? Non me ne rendevo conto. Appena mi fu vicino mi disse: Piero, esci, vieni via, andiamo via. Io naturalmente ubbidì, mi meravigliai, ma uscì dalla coda e a passo sempre svelto andammo verso casa. Dico, ma che succede? E papà disse: stanno arrestando tutti gli ebrei. Gli avevano già dato notizia al telefono, qualcuno gli aveva telefonato per dirgli che la cugina era un'ora e era già stata presa e non abitava molto distante da noi. Arrivammo sotto casa e già erano scesi tutti dalla mia famiglia, c'erano i nonni, c'erano i miei fratelli, mia sorella, mamma, tutti quanti. Pioveva, tutti con l'ombrello aperto, non sapevamo dove andare. Poi a un certo punto decidemmo di andare a una villa comunale, a Villa Sciarra, che era poco distante. Arrivamo lì, sempre con l'ombrello aperto, poi ci rifugiammo sotto un gazebo proprio per ripararci dalla pioggia. Io mi ricordo quasi il silenzio, non lo so, pochissime parole tra noi, non sapevamo proprio che cosa dire, che cosa fare. E rimanemmo lì per un po' di tempo, poi il papà e i miei fratelli pensarono: ma come facciamo, non possiamo rimanere qui, e questa sera dove andiamo? Se fossimo tornati nella nostra casa avremmo rischiato di essere arrestati quel giorno, quindi non potevamo ritornare a casa. Il papà con i miei fratelli andarono in giro per cercare un rifugio, parlarono con diverse persone, anche un convento che era poco distante da casa, che ci avrebbe accolto volentieri, ma nessuno si rendeva conto esattamente di che cosa fosse della tragedia che stava arrivando. Quindi dissero a papà: sì, guardi, potete anche rimanere qui, che riusciamo a capire, però sappiate che una volta entrati da qui non si esce. E sarà necessario che contribuite alle spese di mantenimento, queste cose. Ma noi non avevamo una lira, noi dovevamo procurarci i mezzi per vivere giorno per giorno, non potevamo fare diversamente. E naturalmente dovete desistere, quindi. E poi papà andò in un fabbricato, conosceva il portiere disse: sì, c'è un appartamento che ho le chiavi. E chi lo occupava era tornato nel paese d'origine perché avevano paura dei bombardamenti, vendere questo. Poi quel portiere, che era davvero, io penso, era davvero un eroe,
era un eroe perché rischiava, dando aiuto a noi ebrei, rischiava di fare la fine che era destinata a noi ebrei. Questo era. E invece fu davvero straordinario. A parte dare le chiavi, a un certo momento noi pensammo che era il caso di dividerci, non rimanere tutti quanti insieme. E allora questo, il portiere si prese in casa sua, si prese i miei nonni che avevano loro 80, 83, 80 anni, quindi seppure si riprese in casa sua, non si sa un momento. I miei fratelli a me ci aprì le porte di una cantina dove la notte andavamo a dormire. Naturalmente non potevamo rimanere nascosti, ho detto che non avevamo mezzi per vivere e dovevamo curarceli giorno per giorno. Non potevamo fare diversamente, quindi uscendo di casa, dal nostro, cioè, uscendo dai nostri rifugi, rischiavamo di essere riconosciuti da qualcuno, come poi purtroppo è accaduto, che ci vendesse poi alle OSS, perché le SS pagavano un compenso di 5.000 lire per ogni ebreo che veniva loro consegnato per essere mandato a morire. E lo sapevano non soltanto le SS che sarebbero andate a morire, lo sapevano anche gli italiani, i fascisti italiani, che si erano dati alla caccia dell'ebreo proprio per quelle 5.000 lire di compenso. Sapevano che saremmo andati a morire perché diversamente avrebbero dovuto temere che un giorno, ritornando nella nostra città, nella nostra casa, andando in giro, avrebbero voluto incontrarli e riconoscerli. Non hanno avuto questo timore. Quando noi ci hanno arrestato, non ebbero questo timore. È stato dopo questo. Però i fascisti italiani, in quel periodo, subito dopo il 16 ottobre del 1943, si dettero alla caccia dell'ebreo per il compenso che pagavano. Questo è stato il primo giorno e anche ho accennato a quello che è avvenuto dopo. La famiglia così divisa e così in modo molto precario, noi uscivamo tutte le mattine di casa, papà e i miei fratelli, io stesso, perché naturalmente la scuola ebraica che frequentavo non aveva riaperto. D'altra parte, se avesse riaperto, anche i bambini dell'asilo sarebbero stati presi e deportati anche loro per essere mandati a morire. Quindi la scuola ebraica non aveva riaperto. Quindi tutti uscivamo, la mattina andavamo in giro per la città, dovunque si trovava qualche cosa da acquistare, l'acquistavamo per poi andare a rivendere a qualcun altro in qualche altro posto, in qualche altro punto della città. E in questo modo devo dire che, certo, non vivevamo nell'abbondanza, però quantomeno non ci mancava il denaro per comprare l'essenziale, questo era come facevamo. Però, ripeto, andando in giro per la città rischiavamo, intanto perché dovevamo andare in giro qualche volta con delle sporte, chissà, magari ci avrebbero voluto fermare che cosa porti là dentro, e poi riconosciuti come ebreo essere denunciati. E rischiavamo molto, ma non potevamo fare diversamente. Vivemmo in questo modo così, direi, molto precario, fino al 7 aprile del 1944, quando qualcuno scovò il nostro nascondiglio, ci denunciò e soltanto per caso ci trovò tutti riuniti quella sera, che arrivarono le SS accompagnati però dai fascisti italiani fino sulla porta di casa. Piero, concludiamo e abbiamo concluso questo primo step del tuo racconto. Vieni catturato unitamente alla tua famiglia e detenuto per un breve periodo nel carcere romano di Regina Coeli. Piero, me ne sì. Puoi parlare? Sì, intanto volevo precisare che quella sera, la sera del 7 aprile 1944, quando venimmo arrestati anche perché dei fascisti italiani hanno accompagnato l'SS fino sulla porta della casa,
che dove ci trovarono tutti riuniti soltanto per un caso. Era la prima sera della Pasqua ebraica. La Pasqua per noi ebrei è una festa molto importante, veramente una festa, perché è la festa della libertà. Ricorda quando gli ebrei, 33 secoli fa, erano schiavi in Egitto e, come scritto nella Bibbia, guidati da Mosè attraversarono il Mar Rosso, si trovarono nel deserto ma liberi, quindi è la festa della libertà. E ci trovò tutti riuniti perché volevamo trascorrere quella serata di festa tutti quanti insieme. Non c'era più mia nonna, era morta pochi giorni prima, per fortuna, dico io. Si può dire fortuna quando muore con una persona cara? Sì, quante sofferenze le sono state risparmiate, che è morta pochi giorni prima che noi venissimo arrestati. E eravamo quella sera ancora intorno alla tavola a recitare le preghiere, bussano alla porta e erano le SS. Ci aspettava al portone, non sto adesso a raccontare cosa accadde al momento dell'arresto, che fu assolutamente sconvolgente sotto tutti i punti di vista. Capimmo subito che stava avvenendo un qualche cosa di assolutamente irreparabile. Comunque erano venuti a prelevarci un'ambulanza. Malgrado fossero le SS, lo volevano camuffare in qualche modo l'arresto di una la più pacifica delle famiglie, direi, dove uno squadrone, in pratica erano 7-8 persone tra fascisti ed SS che erano venuti ad arrestarci, però vennero un'ambulanza, poi c'era una motocicletta con Sidecard dietro che faceva la scorta, eccetera. Quindi fu un momento davvero terribile, ma il momento più terribile fu l'ingresso nel carcere di Ginaceli. Entrare in un carcere è davvero qualcosa di sconvolgente, soprattutto quando uno ha la coscienza di non aver commesso nessun reato. Io, un ragazzo di 15 anni, neppure 15 anni, entrare in un carcere per me era stato qualcosa di assolutamente terribile, insomma. Mi ricordo tutto di quella sera terribile, perché entrammo nel carcere, sentire i cancelli che si chiudono, qualcosa di assolutamente, come ho detto, di sconvolgente. E fummo messi in un corridoio faccia al muro, l'obbligo di non parlare. Stiamo lì parecchio tempo. C'era mio nonno, aveva 84 anni, e 84 anni non ce la faceva stare in piedi. Vedemmo che a un certo momento cominciò a barcollare, e chiedemmo, c'erano delle guardie carcerarie italiane, chiedemmo di darci una sedia, qualche cosa. Infatti portarono una sedia dove, per fortuna, nonno poté sedere lì, ma noi sempre faccia muro. Una volta venivamo fatti entrare in una stanza alle nostre spalle, perché noi venivamo fatti entrare là dentro perché dovevano registrare il nostro ingresso nel carcere. C'era scritto ufficio matricole, c'era scritto la scritta sopra la porta. C'erano due guardie carcerarie italiane che facevano il loro lavoro, cioè registrare l'ingresso. Uno per volta entravamo là dentro, arrivò il mio turno e entrai là. Mi chiesero di riempire una scheda, il nome, il cognome, paternità, maternità, il luogo e data di nascita, poi il colore degli occhi, il colore dei capelli, tutto quello che serve per riempire una scheda, la scheda di ingresso nel carcere. Poi mi dissero di imprimere l'impronta del dito indice della mano sinistra in un tampone di inchiostro e portarlo sotto la scheda, ma io esitai, non so perché, mi ricordo che esitai. Allora, dopo due secondi, mi prese la mano, l'accompagnò sul tampone e poi l'accompagnò sotto a mettere l'impronta digitale sotto la scheda. Per me fu davvero un trauma terribile. Io, d'altra parte, avevo anche 15 anni, ma credo che il trauma sia per chiunque entra dentro, ma particolarmente per un bambino, per un ragazzo, quale ero io. Quindi praticamente prima ancora di uscire, di andarmi a rimettere in fila
in faccia al muro, lì nel corridoio, io iniziai a piangere, forse a singhiozzare. Il papà se ne accorse. E sentì il bisogno di dire a noi figli, a dire alcune parole che sono parole che non si dimentica, che sono rimaste, mi hanno accompagnato, posso dire, davvero, mi hanno accompagnato per tutta la vita. Poi rivolto a noi ragazzi, se ragazzi possono accadere le cose terribili, ma già stavano accadendo le cose terribili. Mi raccomando, dice, qualsiasi cosa accada, siate uomini, non perdete mai la dignità. Papà aveva capito che il pericolo maggiore fosse quello che perdessimo la dignità. E perdere la dignità significava praticamente piegarsi a qualsiasi sopruso. A 15 anni, quanti ne avevo io, non potevo fare diversamente se volevo continuare a vivere, e io volevo continuare a vivere. Io non volevo morire. Questo è stato l'arresto, è stato l'arresto assolutamente traumatico. Io questa mattina ho parlato dei ragazzi, tanti ragazzi, erano circa 500, e ho raccontato loro anche questo episodio terribile della mia vita. Ho detto loro appunto queste parole di papà, sono parole che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Sono parole che non si dimenticano. Certo, poi è stato tutto difficile. È stato difficile mantenere la dignità. Credo che tu ci sia riuscito pienamente, Piero. Credo che tu ci sia riuscito pienamente, Piero. Ma ti ringrazio. Comunque sì. Penso sì, ma ci ha voluto. Piero, il 17 maggio del 1944 comincia il tuo calvario. È il giorno della deportazione da Fossoli ad Auschwitz. Siete in 64 in un vagone, un viaggio a dir poco infernale, si giunge ad Auschwitz. Piero, cosa succede? Era un viaggio verso l'inferno, perché Auschwitz era l'inferno. Però già dentro quei carri, già dentro quei vagoni era l'inferno. 64 persone in un carro non ci stanno. Nel carro c'era la scritta 40 uomini, 8 cavalli, cioè praticamente era una tradotta militare evidentemente, e quindi più di 40 persone non ci dovevano stare, eravamo 64. Avevano detto di fare rifornimento d'acqua, avevamo riempito tutti i recipienti possibili, ma era assolutamente insufficiente. E poi cominciò subito dopo, il treno è rimasto sotto il sole del 17 maggio tutto il pomeriggio, forse dalla mattina, arroventato eccetera, quindi avevo l'acqua che avevamo portato, naturalmente cominciamo a usarla subito, e presto già era finita. Tra l'altro ci avevano dato anche un bidone da mettere in un angolo del vagone per fare i nostri bisogni, ma dopo qualche ora quel bidone era già stracolmo e qui traboccava, e quindi i bisogni non potevamo fare altro che farli nel posto dove ci trovavamo. Quindi puoi immaginare che cosa è stato già all'inizio di questo viaggio, il dramma della sete terribile. Il treno era fermo lì, partì soltanto a sera e si fermava in tutte le stazioni. E dovunque si fermava sentivo le voci anche dagli altri vagoni, le invocazioni, acqua, acqua. Ma era, tra l'altro, la notte, gente non ce n'era tanta, ma nessuno poteva fare niente, nessuno ha fatto niente. La mattina dopo arrivavamo a Verona. Per uno c'era tanta gente, ma nessuno ha fatto niente. Io non credo che qualcuno sia andato a protestare che lì c'erano degli esseri umani che stavamo letteralmente morendo di sete. Ci fossero stati, questo lo dico sempre, se ci fossero stati delle bestie, degli animali, dei buoi, dei cavalli, delle pecore, qualcuno sarebbe corso alla protezione animali a dire che sono animali che stanno morendo di sete. Io non lo so, non credo che qualcuno abbia protestato per questo.
rimanemmo lì tutta la mattinata praticamente alla stazione di Verona, poi il treno ripartì ancora il pomeriggio, la notte di viaggio, la mattina dopo arrivammo alla stazione di Ora in provincia di Bolzano, dove finalmente aprirono i carri, ci fecero scendere per fare altra scena infernale. Ho parlato di inferno, ma è inferno. Ci dissero di fare i nostri bisogni là sulla banchina della stazione, circa 600 persone. Puoi immaginare che cosa significa 600 persone che fanno i loro bisogni contemporaneamente sulla banchina. Poi ci fecero fare rifornimento d'acqua passando in un corridoio di SS armati di mitra, per arrivare fino al posto di ristoro della stazione per riempire i recipienti che avevo portato, ma sempre insufficienti. Risalimmo in quelle stesse condizioni, i carri erano rimasti tutti quanti nel loro marciume. Risalimmo su quei carri in quelle condizioni e ancora 2 giorni di viaggio, sempre uguale, sempre con l'acqua che dopo poco era finita, perché i recipienti erano quelli, non avevamo altri. E quindi il dramma della sete è qualcosa di terribile. Io che l'ho provato, ho provato la sete, ho provato la fame. Beh, io posso dire che la sete è peggio della fame. E la fame in certo modo qualche cosa si può così controllare, cioè la fame sì è una cosa, un disagio, eccetera. Quando non si beve si perde la ragione. Non si ragiona più, si perde proprio il senso della ragione. E quello era lo stato in cui eravamo noi, e quando arrivammo dopo 4 giorni e 4 notti passate in quelle condizioni, arrivammo alla stazione di Mogro in Baviera Est, dove fummo assistiti, tra virgolette, dalla Croce Rossa tedesca. Tra l'altro voglio fare una precisazione. La Croce Rossa deve fare il rapporto alla Croce Rossa internazionale. La Germania era attraversata da nord a sud, da est, da ovest a est, da sud a nord, era attraversata continuamente da questi convogli. Molti di questi convogli erano assistiti, sempre tra virgolette, dalla Croce Rossa. Non risulta. A Ginevra non risulta nessun rapporto fatto su questi trasporti. Comunque devo dire che a Monaco di Baviera l'assistenza fu più umana di quella che non era stata. Non posso dire che c'era stata assistenza alla stazione di Ora, perché aprirono i carri, ci fecero scendere, anche lì ci fecero fare i nostri bisogni, però su un binario accanto dove non c'erano treni, quindi stessa scena, però avevano portato una cucina da campo, ci dettero anche una zuppa calda, avevano portato degli idranti. A portare gli idranti con i quali pulirono anche i carri con questi idranti, e fu per noi davvero un grande sollievo, anche perché poi ci dettero pure della paglia da mettere sul fondo del carro, mentre in partenza non c'era neppure quello, era sul nudo legno del carro. Quindi, però ancora 2 giorni di viaggio per arrivare all'inferno, come ho detto, cioè ad Auschwitz e Birkenau. E fu dove arrivammo il 22 maggio, però il treno sostò fuori del campo e c'era un ramo della ferrovia che entrava direttamente all'interno del campo di Birkenau. Avevano costruito una banchina chiamata la Balamp. Era chiamata così, noi in italiani la chiamavamo la rampa, ma era in tedesco dicevano Barampa. E il 23 maggio arrivammo lì all'inferno. Adesso raccontare questo è sempre molto difficile, devo dire. Grazie Piero. Grazie. Piero, il primo giorno, la prima sera, la sera dell'arrivo ad Auschwitz, è stata forse la sera più indimenticabile e più tragica. Io voglio citarti un bellissimo libro di Martin Gilbert, I giusti, gli eroi sconosciuti dell'Olocausto,
perché, come tu hai citato, quel portiere che era un eroe per caso, perché ha salvato tante vite, forse anche tu hai incontrato un eroe per caso, un signore che per puro caso, non appena tu sei sceso, ti ha chiesto l'età, tu gli hai risposto che avessi allora 15 anni di età e il Signore ti ha sconsigliato di dire 15 anni, ma di dire 18 anni. Di fatto questa informazione ti ha salvato la vita. Nel Talmud c'è scritto: chi salva una vita salva il mondo intero. Forse questo Signore l'ha fatto, Piero. Me ne parli, per favore? Sì, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi che mi abbia salvato la vita. Mi ha salvato la vita perché se io avessi dichiarato i miei 15 anni quando non ho riempito la scheda di ingresso nel lager, tra l'altro assegnandomi un numero che sostituiva il mio nome a 5506, questo lo dico in italiano, ma lì lo dicevano in tedesco, lo dicevano in polacco, quindi bisognava impararlo in tutte le lingue. Quindi io quando mi trovai davanti alle SS che riempivano la scheda e quando mi domandò l'età, forse neanche mi dette lo sguardo, io dissi, non so perché, dissi 18 anni, è stato quello che mi ha salvato la vita. Se io avessi dichiarato i miei 15 anni, certamente mi avrebbero mandato dall'altra parte, avrebbero aperto una porta, dal resto quegli stabilimenti di morte che erano le camere a gas e i forni crematori erano non più di 100 metri di distanza, certamente mi avrebbero mandato dall'altra parte, non ci sono dubbi. D'altra parte ho avuto anche altre informazioni su questo, andavano poi alla ricerca di quelli che avevano un'età per la quale non sarebbero dovuti entrare nel campo. L'hanno fatto, come da me non sono mai arrivati, quindi ci sarebbero tante cose da raccontare. Naturalmente per fare questo ci vorrebbero le ore, credo che non sia questo il luogo per raccontare tutto. Per raccontare tutto ci ma già occorrerebbe tanto tempo. Comunque io dichiarai i 18 anni, non so perché ci credettero, tant'è vero che io ho, tra l'altro l'ho qui anche dentro quella borsa, un documento nel quale c'è scritto proprio questo, che ho trovato poi nell'archivio di Auschwitz, naturalmente dopo la liberazione, ho trovato questo documento dove c'è scritto chiaramente Piero Terraccione, perché avevano sbagliato il nome a scrivere il nome, e anni 18. Tra l'altro in quella scheda, in quella che ho trovato io, c'è anche un'altra cosa che mi ha messo a repentaglio la mia vita, cioè quando mi hanno detto attività io ho detto studente e ho corso davvero un grande rischio. Dire studente significava che non avevo mai lavorato e allora anche per lo stesso motivo avrebbero voluto prendermi e mandarmi dall'altra parte, non lo hanno fatto, disattenzione, non hanno capito, non lo so. Il fatto è che sono sopravvissuto allora e questo mi ha consentito poi di arrivare alla fine dell'inferno quando sono stato liberato. Diversamente non ci sarei stato. Tutta una serie di circostanze che mi hanno consentito di andare avanti giorno per giorno e sono arrivato fino al momento della liberazione. Piero, hai rivisto più quella persona che ti ha salvato la vita? No, non ho visto. Speriamo che ce l'abbia fatta. Grazie, Piero. Piero, ritorniamo all'inferno di Auschwitz, all'arrivo in quella drammatica sera del treno che vi ha deportati. La separazione con tuo papà, con tuo nonno, il percorso dei tuoi fratelli. Ricordo anche che nel momento in cui avevi perso papà tuo, hai cercato informazioni e una persona ti ha indicato il fumo che si levava dal forno crematorio. Me lo puoi raccontare, Piero? Sì, l'arrivo, come ho detto prima, è stato davvero l'arrivo all'inferno. L'inferno, nell'inferno ci sono i dannati, eravamo noi prigionieri, ci sono i demoni. Chi erano i demoni? Erano le SS, erano anche i capo prigionieri, anche loro, ma che praticamente erano feroci quanto i loro padroni, le SS. E quindi questo era
e questo era l'arrivo lì. C'era anche Caronte. E chi è Caronte? Quelli che traghettavano non i morti all'inferno, ma traghettavano i vivi nel mondo dei morti. Erano i medici delle SS che facevano le selezioni dell'arrivo. Volevano formare due file, una fila di uomini e una fila di donne, una confusione indescrivibile. Ognuno di noi cercava i propri cari. Io incontrai i miei fratelli, avevo fatto il viaggio insieme a papà e a nonno. Incontrai i miei fratelli che avevano viaggiato insieme a mio zio, però non sapevamo niente di mamma e di mia sorella. E allora, insieme a loro, insieme ai miei fratelli, andammo alla ricerca di mamma, sempre inseguiti dai cani e dai bastoni. Una confusione, perché gente che si chiamava, noi stessi chiamavamo con la speranza che ci sentissero, correvamo da una parte all'altra delle cose. Poi vedemmo mamma e mia sorella Anna, le vedemmo che avanzavano, si stavano dirigendo verso la fila delle donne, raggiungemmo, ma mamma aveva capito tutto. Mamma aveva capito tutto, perché appena fumo accanto a lei ci abbracciò tutti uno per uno e piangeva, aveva il volto completamente bagnato dalle lacrime. E poi vidi che c'erano le SS, stavano lì i cani, i bastoni, quella violenza terribile che c'era lì all'arrivo, la confusione. Ebbe paura non per lei, certamente ebbe paura per noi, e disse queste parole: andate, fate presto, andate via. E poi aggiunse: non vi vedrò più. Queste furono le ultime parole di mamma. Poi da lontano vedemmo separare mamma da mia sorella Anna, mamma da una parte, mia sorella dall'altra, credo il 90% delle donne e dei bambini. Tutti i bambini furono mandati immediatamente, subito, a morire per gas. E soltanto uno scarso, forse 10% delle donne era stata scelta, tra cui mia sorella anche, era stata scelta per andare a lavorare, per il lavoro da schiavi, praticamente questo era. Poi la stessa cosa nella fila degli uomini, io con i miei fratelli e mio zio da una parte, papà e nonno dall'altra, destinati. Papà pure aveva capito tutto, mi ricordo, quando la fila si allontanò, se ogni tanto si voltava, alzava un braccio, ci salutava, poi scomparve la nostra vista. E naturalmente sapemmo poi subito dopo che non l'avremmo più visti. Lo chiedevamo insistentemente dove, come, quando avremmo ritrovato i nostri cari, e ci fu detto subito ci fu detto: avete visto quei stabilimenti, avete visto quelle fiamme, quei tre camini, quelle scintille? Beh, stanno uscendo da là. Questo è stato il nostro arrivo. L'arrivo di tutti i trasporti era una fila continua, che giorno e notte entravano dentro quegli stabilimenti, non ne usciva mai nessuno. Entravano e non uscivano. Uscivano, sì. Uscivano però attraverso il fumo dei camini, dei forni crematori. Questo è stato. Grazie, Piero. Piero, dopo la tua accorata e struggente descrizione di questo inferno che non è durato un attimo, un secondo, è durato anni, è durato mesi, ti volevo chiedere questo: sei sopravvissuto all'inferno? Dentro di te, nel profondo del tuo cuore, hai mai provato il senso di colpa, di vergogna per essere sopravvissuto rispetto a chi sopravvissuto non lo è stato? Ma sì, di questo argomento se ne parla tanto, ma se ne parla tanto a sproposito. Io sono sincero, io non ho mai provato un senso di colpa per essere sopravvissuto, perché sono convinto che nessuno è andato a morire al posto mio. Perlomeno io non ho fatto assolutamente niente che abbia voluto pregiudicare la vita di un'altra persona che sia andata a morire al posto mio. Questo no. Ora, se lo avessi fatto, se avessi rubato il pane a qualcuno, beh, certamente sentirei un senso di colpa, ma io non l'ho fatto questo.
perché dovrei sentirmi in colpa. Io non ho fatto niente. Non ho colpe. Piero. Grazie. Pronti. Piero, io sono senza parole. Ti ringrazio per questa tua umana, struggente ed educativa ricostruzione. Ho solo da porti un'ultima domanda. Cosa vuol dire oggi per Piero Terracina memoria? Cosa vuol dire oggi per Piero Terracina ricordare? Ma io sto dedicando l'ultima parte della mia vita, ormai lo faccio da circa 25 anni, alla trasmissione della memoria. Abbiamo detto al principio quel detto ebraico: chi salva una vita salva il mondo intero. Io adesso voglio aggiungere un altro. Ed è questo: chi ascolta un testimone è destinato a diventare a sua volta testimone. È un altro detto della tradizione ebraica. Io vorrei che chi ha ascoltato questi fatti che ho raccontato, che facesse memoria, perché è lo scopo della mia fatica, perché io fatico. Lo scopo della mia fatica è quello di trasmettere la memoria, particolarmente ai giovani, affinché il passato non torni mai più. Questo è l'imperativo categorico che mi sono imposto ormai da 25 anni circa, e credo, me l'hanno dimostrato anche questa mattina qui a Palermo, me l'hanno dimostrato tanti giovani che sono rimasti lì per 3 ore ad ascoltare questi fatti terribili. Si può pensare ai giovani, a un certo momento si stancano di sentire queste cose, invece no, non c'è stato nessuno che si è stancato. Questo devo dire che è una cosa molto bella e soprattutto una cosa che mi dà la forza di andare avanti. Grazie. Piero, grazie a te e sono stato onoratissimo di averti. Noi di Parliamone ti abbracciamo e ti siamo grati. Grazie. Per essere la nostra memoria. Grazie a te, Piero. Grazie.